provate a darmi una risposta. Sì. Sì. Bravo, ha afferrato lo spirito del governo veneziano, a differenza della maggior parte dei sovrani del tempo, a cominciare dal crudelissimo re di Francia, che li avrebbe passati tutti a fil di spada, e tutti quelli. Venezia perdona. Quindi vedete, da esempio, una volta di più, di quella souplesse che vi ho detto prima, cioè rientra, come dire, con tutta una serie di come dire, segnali di una recuperata sovranità in questi territori, appunto, che aveva provvisoriamente perduti. Però poi, in pochissimo tempo, tutto torna come prima. Avete capito il principio? E guardate che questa non è debolezza, ma per l'appunto è una tenacia fortissima che alla fine, alla lunga, guadagnerà queste stesse popolazioni. Perché appunto, in realtà, così facendo ricostituisce dei legami di soggezione che poi risultano molto tenaci, perché guardate, vi ho detto Agnadello 1509, il recupero della più parte della terraferma è 1516, l'ultima città non a caso a essere recuperata è sempre la già citata Verona, per cui si deve aspettare il gennaio del 1517, ma anche Verona alla fine ritorna. Dopodiché le guerre d'Italia vanno avanti ancora, perché noi abbiamo nel 1525 Pavia, dove fra l'altro il re di Francia viene, come sapete, appunto a sua volta sconfitto, l'incoronazione di Bologna 1530, Carlo V d'Asburgo e poi la fine ufficiale, lo sapete tutti, delle guerre d'Italia, la pace di Cateau-Cambrésis 1559, con tutto quello che viene prima, ci sono stati degli altri sommovimenti, eppure lo Stato da terra veneziano non viene più messo in discussione, tale resta. Vuol dire che comunque si è creata, appunto, si è ricostituita una maglia di rapporti di soggezione che risulta appunto tenere. Allora, questi rapporti di soggezione sono piuttosto, come dire, esili, minimi e minimali, direi, dal punto di vista propriamente politico, ma sono sostanziali dal punto di vista economico. Adesso vi spiego due cose in sintesi che fanno capire appunto tutto di questo stile veneziano di governo. Dunque, Venezia governa questi centri del territorio, ciascuno dei quali rappresenta appunto un'unità a sé stante, mandando normalmente uno, massimo due o tre suoi rappresentanti stabili, cioè pochissimi, i cosiddetti rettori. Le varie province, città e territori sono governati da dei rettori, si chiamano così, rettori veneziani. Sono normalmente il podestà, che c'è in tutti i centri, diciamo, importanti del dominio. Poi i centri un po' più grossi, le città, diciamo, oltre al podestà hanno il capitano. E poi direi, diciamo, fermiamoci a questi, normalmente i rettori, quindi sono due, podestà e capitano. Adesso vi spiego cosa fanno, ripeto, compiti sulla carta minimali. Dunque il podestà è sostanzialmente il giudice supremo e quindi diciamo che dovrebbe ricevere le cause più importanti, quelle di cui i tribunali locali per vari motivi non si occupano o non si devono occupare. E quindi diciamo fa il giudice a cui si può ricorrere in sede locale. Più che giudice, veramente il podestà è un pacere, cioè è colui che tiene più o meno sotto controllo la situazione, arbitrando i conflitti in sede locale, quindi il podestà. Il capitano è il responsabile della guarnigione militare che la città dominante insedia e avendo quindi la forza militare si occupa anche della riscossione delle tasse, perché in quest'epoca, in antico regime in generale, per riscuotere le tasse bisogna sempre avere la forza pubblica, perché appunto non sempre è, come dire, un'oblazione volontaria il versamento delle tasse. Se poi ci sono
dei capisaldi fortificati, delle fortezze o altro, ci saranno dei castellani che sono alle dipendenze di questo capitano. Avete capito come funziona? Ma già questi castellani non sono mica veneziani e men che mai nobili, men che mai nobili, sono, diciamo così, dei professionisti. Quindi i nobili veneziani normalmente sono uno o due, sono questi qui, podestà e capitano. Non sono remunerati, non hanno uno stipendio, vuol dire quindi che sono nobili di famiglia ricca che vanno nelle province a esercitare un potere che torna al loro prestigio ma da cui loro non ricavano nulla, in linea sulla carta almeno, e poi hanno, soprattutto il podestà, uno staff di dipendenti, quindi i vari giudici collaterali, i vari scrivani, notai, quant'altro, quelli sì invece sono remunerati, quelli ricevono uno stipendio. E sono, diciamo, personaggi, possono essere anche veneziani, cittadini, però non nobili, oppure anche provinciali, che fanno parte della corte, la corte appunto del podestà. Cioè, alla fine, ripeto, un presidio piuttosto minimo, volutamente tenuto al minimo, perché questo pesa sul bilancio delle città e dei territori soggetti, i quali però sono liberi di autoamministrarsi. Ciascuna città ha i suoi consigli comunali, ha il suo staff di funzionari e quindi continua l'autogoverno di tipo municipale ereditato dal passato. Qual è la forza, appunto, la tenuta, ciò che tiene insieme lo Stato? Mica questo, perché per tenere insieme lo Stato non basta mica mettere lì un giudice supremo e un presidio con dei soldati. Sappiamo bene che questo non basta. In realtà c'è una comunanza fortissima di interessi economici e questo è il dato che ci rende tutto ciò molto interessante. Cioè, Venezia, nel momento in cui si propone come dominante e poi si ripropone dopo Agnadello nel 1509, mette sempre in chiaro che le città che stanno sotto di lei hanno diritto dovere di accesso al mercato di Venezia. Vuol dire che sulla carta, e poi non viene osservato, tutto ciò che si produce nelle province deve essere smerciato a Venezia e che Venezia deve essere l'emporio di acquisizione delle materie prime di cui si servono le varie industrie e le varie economie locali. In linea di principio, poi questo non viene mai osservato alla lettera. Diciamo, Venezia quindi è l'emporio di acquisizione e di smercio di tutti i generi, le materie prime, i generi appunto di prima necessità e poi i prodotti finiti. Questo non verrà mai, diciamo, rispettato al 100%, e poi vi spiego perché è interessante studiare appunto anche, come dire, le disfunzioni del sistema, però in linea di principio sulla piazza di Rialto i provinciali vanno ad acquisire tutto ciò che serve loro e poi vanno a vendere i loro prodotti finiti. Questo è lo schema. Nel 4 e nel 500 la piazza di Rialto, il mercato di Venezia, è così forte, così in espansione, da far sì che tutte queste economie provinciali trovino tutti ampi sbocchi in questo mercato veneziano. Significa quindi che tutte queste città della terraferma, in varia misura ma sostanzialmente, vanno a Venezia ad approvvigionarsi e poi vanno a vendere a Venezia. Significa anche che Venezia diventa il terminale di un flusso continuo di, quindi, beni ma anche di persone che dalle province si trasferiscono nella dominante, dove, dovete immaginarvi, esiste per ciascuna città e per ciascun territorio un fondaco, quindi, che so, i veronesi hanno il fondaco dei veronesi, i vicentini il fondaco, o casa, loro la chiamano la casa dei vicentini e così via, così che è quello, diciamo, il terminale economico. Ma c'è di più. Essendo una città che è in crescita galoppante sia dal punto di vista economico che dal punto di vista demografico, Venezia diventa un centro di immigrazione. Sono i provinciali. Venezia ha una storia demografica molto interessante.
prima della peste nera del 1348-49 si attesta di circa sui 120.000 abitanti. La peste dimezza questa popolazione, 60.000. Ci vorrebbero in realtà molti decenni per arrivare a ricostituire gli stessi livelli demografici, invece no, ci mette pochissimo tempo perché comincia l'inurbamento dei provinciali. E i provinciali che vanno a Venezia, attenzione, non sono mica dei morti di fame o delle persone disperate, sono persone dotate di un enorme talento imprenditoriale. Sanno fare, sono artigiani, sono commercianti, sono anche spesso commercianti di generi alimentari, perché Venezia, essendo una città in crescita, ha bisogno di mangiare e quindi dalle province si vogliono dei generi alimentari e chi va lì, vi posso assicurare, fa i soldi, fa fortuna, ma fortuna vera, soldi veri, a vendere magari formaggi. È quello che succede. Succede anche oggigiorno, diciamo, contestualizzato, cioè. Chi ha intraprendenza in un mondo di questo tipo, caratterizzato da mobilità sociale, da opportunità che appunto sono sempre crescenti, tutto questo appunto fa sì. Allora, queste sono le vere filiere che creano la solidità dello Stato, perché le province sono alla fine attaccate a affezionate a Venezia, ma perché effettivamente sono collegate dal punto di vista economico-sociale. Ora, non vi sto a fare esempi, ma ci sono, vi posso assicurare, di moltissime di queste famiglie che poi vanno a Venezia e si trasformano in famiglie veneziane. Quindi da famiglie provinciali, basta guardare i cognomi, del resto, famiglie che nell'arco di poche generazioni perdono totalmente la memoria della loro origine. E loro, se fossero state interrogate, avrebbero detto: ma noi siamo veneziani. Sì, vabbè, ma un secolo fa voi arrivavate dalla Val Camonica. Sì, ma noi siamo veneziani, capito? E questo è il punto, cioè c'è una capacità di integrazione straordinaria. Dunque, questo meccanismo che non è destinato a reggere per sempre, ma finché funziona, è la vera ragione, ripeto, della costituzione, del rafforzamento di questo legame strutturale fra la dominante e le città e i territori della provincia. E siccome appunto si parlava di opere d'arte, no? Questo è interessante, e siccome vi dico anche che fra l'altro questa cosa funziona a livello più peninsulare, no? Perché c'è un'esportazione o circolazione enorme in realtà nell'Italia di antico regime di gente che dal nord viene al sud. E vi posso dire che, ad esempio, ci sono bergamaschi che vengono a Napoli, lo raccontavo prima, appunto così, perché e tutto questo è testimoniato dalla presenza di opere d'arte. È molto interessante, anche qui si può fare una sorta di public history. Guardate, basta entrare in qualche chiesa parrocchiale antica, guardare i quadri e chi li ha dipinti e chiedersi: ma come fa a stare qua un quadro? Ora vi parlo di Bergamo, ad esempio, ma neanche Bergamo città, Bergamo provincia. Bergamo provincia c'è un quadro di un pittore napoletano del Settecento, magari oggigiorno sconosciuto. Poi si va a vedere che nel Settecento questo pittore a Napoli contava qualcosa, l'hanno comprato dai mercanti bergamaschi attivi sulla piazza di Napoli. Ma succedeva, questa è una cosa molto frequente, e questa è l'Italia, appunto, come dire, pre-unitaria. Ci sono circuiti economici che diventano, sono attestati anche appunto attraverso questo, quindi un modo molto interessante e suggestivo di fare public history, andare appunto a vedere anche queste cose, i quadri delle chiese. Ve lo dico perché questo è un esercizio che può riservare delle sorprese interessanti, oltre che dilettare la vista. Ripeto, questa cosa è attestata anche dal punto di vista dell'arte, cioè ad esempio le città come Bergamo, Brescia hanno tantissime opere d'arte dipinte a Venezia, sono comprate, in questo caso sono comunità di gente locale che stava lì e che però manteneva sempre il contatto con la parrocchia di appartenenza, comprava il quadro perché all'epoca questi quadri erano pagati anche tanti soldi. Oggigiorno non sempre noi siamo in grado di restituire il valore economico che un quadro aveva in passato perché abbiamo altri metri di misura. Pittori che a noi oggigiorno non dicono niente, invece in passato erano magari importanti, erano i pittori più in voga in una certa circostanza. E appunto, ripeto, l'acquisto di opere d'arte è un altro bellissimo segnale appunto di questo, e come vi dico, questo è attestato nelle province della terraferma veneziana.
Allora, quindi questo è il momento di forza dello Stato veneziano, non dura per sempre. Quindi è molto bello studiare gli stati sia nei momenti della loro forza, però guardate, è molto bello studiarli anche nel momento della loro crisi. Quando è che questo sistema si inceppa e va in crisi? Ma va in crisi quando finisce quello che Braudel chiamava il lungo Cinquecento. Il lungo Cinquecento che in realtà, diciamo, per Venezia può arrivare fino alla peste del 1630-31. Primi decenni del Seicento appartengono in questa ottica che noi desumiamo da Braudel di tempi lunghi in cui i periodi non corrispondono ai secoli, periodi appunto di espansione, periodi appunto di recessione. Quindi nel caso appunto veneziano possiamo dire che quest'onda lunga della forza dell'economia mondo appunto veneziano arriva appunto fino ai primi del 1600. C'è un dato successivo a cui posso solo fare cenno, ma che è molto interessante, che è stato molto studiato proprio dalla storiografia recente. La storiografia recente non solo per Venezia, ma direi a Venezia e per Venezia con risultati particolarmente eccellenti, si è occupata tra l'altro di finanza. Questo è un altro bellissimo settore, la storia delle finanze. E la storia della finanza pubblica, la storia di come viene gestita la finanza pubblica, il debito pubblico, sono tutte cose molto importanti, studiate e fra l'altro appunto mi fa piacere avere Giovanni Muto che annuisce perché appunto si tratta, lo dico appunto arrossendo appunto, si tratta di una conferma quanto mai autorevole di quello che sta dicendo, essendo lui protagonista di questo, la storiografia recente ha molto battuto con risultati egregi proprio questo settore e per Venezia questo si può vedere. Tra l'altro, ve lo spiego in poche parole, ma noterete l'interesse della cosa, riferito al periodo delle guerre d'Italia, quindi siamo sempre ai primi decenni del 1500, per il fatto che c'è una crisi militare che manda all'aria lo Stato, che implica un'emergenza, la ricostituzione dello Stato, tutto questo implica una riforma della finanza pubblica. Molto bello questo argomento. Cioè, cambiano anche i criteri di assoggettamento, innanzitutto dei cittadini veneziani, alla fiscalità. Alla fiscalità statale. Quindi, se in precedenza c'è un certo sistema che era erede appunto di secoli e secoli medioevo, per cui lo Stato non ha più di tanto il diritto di intromettersi nel tassare soprattutto i cittadini di una dominante che si considerano privilegiati, con le guerre d'Italia questo parzialmente un po' cambia, cioè lo Stato acquisisce un certo diritto di tassare e lo fa secondo un criterio che potremmo definire di perequazione in qualche modo, cioè, come dire, ciascuno contribuisce in misura, in ragione del proprio reddito, salvo appunto tutte le eccezioni del caso, significa che lo Stato veneziano si rafforza enormemente, si rafforzano le basi della finanza pubblica e si rafforza il credito dello Stato. Attenzione a questo, questo vale anche per oggigiorno. Uno Stato che ha un credito importante è uno Stato che può indebitarsi maggiormente a costi molto più bassi. Tutti daranno i loro capitali a questo Stato, la Germania. Allora, a Venezia, immaginatevi che succede un po' una cosa del genere nell'arco dei primi decenni del 1500 e questo spiega la straordinaria prosperità dello Stato nell'arco di tutto il 500, di questo lungo 500 che arriva appunto anche ai primi decenni del 1600, con delle ricadute in ambito monumentale assolutamente straordinarie, basti pensare a Piazza San Marco a Venezia. È stata fatta in questa congiuntura, come noi la vediamo oggi. E sono sostanzialmente uffici pubblici, diciamo in senso lato, quelli che costituiscono il cuore poi, come dire, della città monumentale, quella che noi abbiamo appunto sotto gli occhi. E il Cinquecento è un'epoca di proliferazione delle magistrature pubbliche. Anche questo è un aspetto molto studiato dalla storiografia odierna, non solo per Venezia, ma per Venezia veramente con una qualità di risultati rilevante, ormai da tanti decenni, cioè c'è una crescita dell'apparato dello Stato,
le magistrature che a Venezia sono dette i provveditori, quindi questo è il termine, no? I ministri, per così dire, che si occupano, come dire, dei vari settori di intervento dello Stato, sono i provveditori. Questi provveditorati nell'arco del Cinquecento si moltiplicano, cioè una crescita dell'apparato statale che va in parallelo con tutto questo. Quindi il lungo Cinquecento veneziano è un periodo di crescita dell'apparato statale, di consolidamento e funzionamento della finanza pubblica, di ricadute, diciamo così, che dalla dominante vanno anche verso le province, e di realizzazione di un progetto politico che viene anche proprio chiaramente proclamato nei discorsi pubblici, perché c'è una retorica anche del potere, è un progetto politico che noi con un anglicismo possiamo chiamare Commonwealth. Il Commonwealth, cioè ricchezza condivisa, Repubblica come Commonwealth, cioè tutti dentro e di guadagno per tutti. Una compartecipazione che diventa prosperità condivisa, Questo è l'essenza appunto dell'ideologia, ma che è anche una realtà del Commonwealth. Quindi la storiografia veneziana da qualche anno usa anche la parola Commonwealth per definire il dominio veneziano. Poi dopo discutono fra di loro fino, diciamo, a esaurirsi se questo Commonwealth riguarda più lo stato da mare, meno lo stato da terra, tutte cose che, diciamo, sono, diciamo, però secondarie rispetto all'idea che comunque c'è un Commonwealth veneziano, importante. Allora, questo progetto funziona e produce ricchezza, tenuta di legami di subordinazione, prosperità e tutto, fino alla grande crisi che noi possiamo, per comodità, localizzare con la peste del 1630-31, che è veramente il momento in cui tutto collassa, cioè si evidenziano in realtà i fattori di debolezza che in qualche modo erano già operanti in precedenza. E inizia il periodo della crisi, il 600. Possiamo anche qui definire un altro secolo come 600, un secolo lungo, perché questo lungo 600 arriva anche fino al 700 dal punto di vista della crisi, crisi dello Stato che è anche crisi della tenuta dei legami. Però è molto interessante studiare la crisi, perché anche in questo caso capiamo molto anche dell'Italia di oggigiorno, perché vanno a pezzi dei legami che in precedenza funzionavano. Allora, ve lo spiego anche qui nei termini più semplificati possibili. Esiste una disparità demografica che sempre più si evidenzia fra 6 e 700, fra la dominante e le province, ma non tutte, però alcune sì, in cui la dominante è sempre più una città statica demograficamente, cioè rimane quella che è, diciamo pure rimane piccola. Come dire, l'andamento demografico è il seguente: peste nera del 1348-49, Venezia aveva 120.000 abitanti, poi diventano 60.000, poi risalgono a 100.000 nel 400, poi vanno su, 150, addirittura 160.000, seconda metà del 500, poi peste nera e si ripiomba sotto i 100.000, da cui non ci si risolleverà più. Quindi è una città statica, diciamo pure una città vecchia, così facciamo dei parallelismi anche con l'Italia e con l'Europa di oggigiorno, l'Europa di vecchi, l'Italia di vecchi, e i giovani non ci sono, eccetera, eccetera. Infatti è così. Venezia è una città invecchiata, ma le province sono giovani. Cioè una serie di province fra 6 e 700 decolla demograficamente, diventa sempre più popolosa e economicamente, fra l'altro, sono province che mostrano una notevole industriosità. C'è un settore veramente chiave, anche qui vale non solo per la terraferma veneziana, ma per tante parti dell'Italia, diciamo, dei secoli precedenti. Guardate che la ricchezza dell'Italia in età moderna e oltre l'ha fatta la produzione della seta.
produzione della seta. Anche questo è un bellissimo argomento, molto studiato oggigiorno. Qui siamo molto debitori dei grandissimi progressi che sono stati fatti dalla storia economica, che ha studiato moltissimo il setificio, va detto. Questo vale per tutta Italia. Adesso vi spiego come questo si applica allo Stato veneziano. Dunque, il setificio si diffonde fra 400 e 500, ma soprattutto nel 500, e porta al decollo di una serie di manifatture, quindi officine che producono queste pezze, questi panni di seta, che in alcuni casi sono bellissimi, in grado proprio di rivaleggiare con le officine più importanti del Mediterraneo. Attenzione, Venezia nel 500 è una città che si accorge di perdere colpi dal punto di vista dell'economia mondo, cioè il commercio internazionale si contrae. Allora cosa fa il governo veneziano? Promuove il setificio a Venezia. Di conseguenza la Venezia del tardo 500 è una città dove già c'erano molte officine e si aggiunge anche una produzione di seta molto molto importante. Tuttavia la produzione sia della seta che degli altri prodotti, ma la seta è adesso ciò che ci interessa, a Venezia è più costosa che altrove. La vita a Venezia è più cara, le condizioni di lavoro sono più costose. Guardate come tutto ciò è di enorme attualità. E allora come reagisce il governo veneziano? Con una misura nefasta, il protezionismo, cioè mette delle agevolazioni per tutto ciò che si produce nella città di Venezia e scoraggia la produzione altrove, ma dove per altrove si intende le città della terraferma. E quindi si arriva a questa situazione deplorevole, ma tipica, guardate, quando i governanti, ahimè, sia del passato che del presente, si fissano come su alcuni obiettivi da cui dipende magari il loro consenso elettorale, è la fine, Quindi i governanti di Venezia sono abituati ad accattivarsi il popolo di Venezia, non gliene importa niente delle popolazioni della terraferma. Succede che inibiscono per legge la produzione di tessuti di seta nella terraferma. Vuol dire che nella terraferma si produrrà solo seta grezza. Quindi i contadini, sapete, è la risorsa numero uno delle famiglie contadine, producono bachi da seta, bozzoli, che è la salvezza, è la chiave della prosperità delle società rurali, ma non hanno il diritto di vendere questa cosa, questo materiale grezzo a delle manifatture locali, e quindi significa che tutto questo filato, questa seta grezza, sarà venduto per essere lavorato all'estero. E pensate che i filati, la seta grezza, dalla terraferma veneziana vengono esportati nella vicina Lombardia spagnola. Allora capite perché Como passa poi per essere la capitale della seta. Como produce tessuti con la seta grezza prodotta nei territori adiacenti, ma sotto Venezia. Ma pensate anche che questa materia prima può essere esportata addirittura oltre Alpe, ma non viene lavorata lì. Allora questo è terribile, capite? Perché significa soffocare delle economie locali. Prima cosa, e seconda cosa, favorire il contrabbando, perché la legge vorrebbe che tutto ciò che viene prodotto sul territorio soggetto a Venezia sia commercializzato nel porto di Venezia, sulla piazza appunto di Rialto, e invece tutta questa roba prende la strada appunto di Como, di Milano, di Genova, eccetera, eccetera. È tutto contrabbando, è tutto sommerso, è tutto nero. Non so se vi dice qualcosa questo, è tutto sommerso, tutto nero. Cioè ci sono fasce di economia sommersa. Qual è l'atteggiamento di Venezia rispetto a questo fenomeno? Una volta di più è improntato a supplies, cioè Venezia tollera l'illegalità. Anche questo può essere molto di attualità, guardate. Cioè non commette almeno l'errore di, come dire, volere disciplinare ciò che non potrebbe essere disciplinato. Il problema qual è? È che è uno Stato che è sempre incentrato sulla dominante e che non riesce a ragionare in termini di territorio. Guardate, per cui direi che il setificio è un caso veramente, veramente eclatante, veramente come paradigmatico. Per cui i contadini alla fine stanno bene perché producono comunque la seta grezza,
ma si potrebbe fare il passo successivo, cioè sviluppare il setificio, ma non si può. Finché c'è stato setificio, ci sono appunto studi recenti molto ben condotti, ad esempio di un nostro collega che studia Vicenza, il caso di Vicenza. Allora, le sete prodotte a Vicenza, finché Vicenza ha avuto la possibilità di avere un setificio, sono meravigliose, sono sete di una qualità altissima, perché appunto questo è il bello dell'Italia, c'è il know-how, c'è la capacità artigianale di fare dei prodotti pregiatissimi. Ma se tu come Stato non consenti nemmeno lo sviluppo di queste abilità e di queste imprese, succede che poi tutto questo rimane inerte, oppure succede anche che la gente emigra. E allora, guardate, la migrazione altrove per in cerca di migliori opportunità economiche, che già ci può essere a questi livelli, è ancora più attestata, ad esempio, in un altro settore pure chiave, che è la metallurgia, cioè operai delle valli bresciane che emigrano nel milanese, perché lì ci sono maggiori opportunità di lavorare il metallo, che viene estratto però in Valtrompia, quindi nel Bresciano, e che viene portato lì perché lì si lavora meglio. Ora, questo è interessante, cioè nei luoghi di produzione si impedisce la nascita appunto di un'industria che metta in valore quelle che sono le risorse locali. Io ho fatto questi due esempi perché sono veramente interessanti. Allora, guardate, la crisi del 600, che io ora vi ho illustrato dal punto di vista economico, può essere poi affrontata da tanti punti di vista. Ad esempio, un altro settore importantissimo, molto studiato ai nostri giorni, è la storia della giustizia. Cioè, il 600 è il secolo in cui va a catafascio un sistema giudiziario che già prima funzionava male, ma che nel 600 diventa, viene messo a nudo per quello che è un sistema pieno di favoritismi, un sistema pieno di parzialità, in cui appunto il crimine spesso viene lasciato impunito, dipende appunto da chi lo commette e dalla catena appunto delle solidarietà che trova nell'apparato giudiziario e quant'altro. Questo è il lato appunto oscuro di quel 600 italiano, che si ritrova in varie situazioni. Per Venezia appunto ce l'abbiamo documentato in maniera piuttosto chiara. Anche questo settore della storia della giustizia oggigiorno è molto molto frequentato, sempre con risultati eccellenti, direi, a livello nazionale, perché vale per tutti gli stati italiani, ma per Venezia appunto questo è molto molto ben documentato e appunto continua, ormai è un filone che viene battuto da qualche decennio, ma che tuttora continua a produrre studi di eccellenza. E questo è il momento della crisi. Poi arriva l'ultimo momento, e così vado a concludere il mio discorso. Spero di avervi fatto capire l'interesse di studiare questi antichi stati italiani. Vedete quante lezioni anche per l'attualità ci sono. Ripeto, sia nel capire le ragioni della forza, ma anche della crisi di un certo stato. Infine arriva il 700, che da questo punto di vista è una sorta di appendice di un lungo 600. Perché? Perché mentre per alcuni stati italiani, credo che cominceremo già da domani a sentire qualche modello diverso da quello che adesso stiamo illustrando, il 700 offre un laboratorio delle riforme, le famose riforme settecentesche, che altro non sono che un principio di adeguamento delle prestazioni statali a delle esigenze che si stanno facendo impellenti. Per il 700 veneziano si ha veramente poco e niente. Alcuni risultati, direi quelli gli unici veramente significativi, si hanno nel settore dell'agricoltura, anche questo è molto importante, cioè alcune migliorie, alcune messe in valore, lo studio appunto di alcune colture particolarmente adeguate e quant'altro, ma insomma rispetto a quello che è il 700 riformatore in altri stati italiani ed europei, poca cosa, soprattutto se comparato appunto al fervore di riflessioni che è altissimo a Venezia, nella capitale. Quindi anche questo ci insegna molto, non basta semplicemente aprire dei laboratori di riflessione e stare magari appunto a scannarsi sui principi primi delle cose, bisogna poi tradurre in pratica almeno qualcosa. Ma, e questa appunto è poi la causa della crollo di Venezia come Repubblica stessa, il 700
impone, e questo, ripeto, è veramente la scelta fatidica, per ragioni che lì per lì vengono considerati assolutamente cogenti, impone una scelta sia dal punto di vista internazionale che interno, che è la scelta del disarmo e della neutralità. Cioè Venezia sceglie dal punto di vista internazionale sempre più di essere neutrale rispetto ai grandi conflitti europei e dal punto di vista soprattutto interno sceglie il disarmo, cioè rinuncia a tenere un esercito, diciamo così, di proporzioni considerevoli. Sempre più si considera sufficiente un nucleo, per la verità ridottissimo e alla fine anche non troppo preparato e funzionante, di milizia territoriale. Sono cioè quelle cerne, sapete, questo è il termine esatto, le cerne sono le milizie reclutate soprattutto nel contado, che devono servire a compiti di autodifesa. Ciascun territorio è tenuto a fornire un certo numero di combattenti, diciamo ogni tot di famiglie si fornisce un giovane atto alle armi, e attenzione a questo, il territorio è anche tenuto a pagare l'addestramento e l'armamento di questi combattenti. Quindi vuol dire che in generale il territorio pagherà il meno possibile, nessuno va a controllare, si avranno combattenti innanzitutto in misura abbastanza modesta e poi male addestrati e male equipaggiati. Le armi stesse appartengono al comune del territorio appunto di riferimento. Perché questo, appunto, il principio in sé sarebbe quello dell'autodifesa. Questa è l'applicazione, in realtà però molto scadente e scaduta, di quei principi elaborati da Machiavelli, no? ai tempi appunto della riforma dell'ordinanza. Salvo che appunto poi tutto questo applicato malamente e alla veneta porta appunto a questo, cioè milizie scadenti, impreparate, armamenti assolutamente insufficienti, mancanza di un esercito professionale. Perché si opta per questo? Si opta per questo perché Venezia sempre più è in crisi dal punto di vista fiscale. La finanza pubblica veneziana è in crisi. Perché? Perché lo Stato veneziano è indebitato enormemente, non sa più come ripagare il servizio sul debito pubblico e l'economia locale non consente riforme di tipo fiscale. Venezia si è indebitata così tanto perché ha combattuto una guerra sfortunatissima contro l'impero ottomano per il mantenimento dell'isola di Creta. 25 anni di guerra, costati cifre esorbitanti, purtroppo appunto per Venezia finita male, quindi senza nessuna, come dire, possibilità. C'è stato poi una fiammata nel tardo 600 di orgoglio che ha riportato Venezia nuovamente in guerra contro gli ottomani. Lì per lì ci sono state anche delle conquiste, vedo appunto che qualcuno conosce queste pagine di storia, la guerra di Morea, siamo alla fine del 1600, però anche qui conquiste poi durate poco e che certamente non segnano un'inversione di rotta. Allora la guerra contro il colosso ottomano provoca un indebitamento da cui Venezia non si risolleverà più, e si capisce anche questo perché sono cifre enormi. Si sarebbe potuta risollevare a prezzo di una riforma generale, attenzione, è dello Stato, cambiare quindi i rapporti di subalternità appunto delle province rispetto alla dominante e rivedere il tutto, ma a Venezia non c'è nessun partito della riforma, alla fine tutti optano per lasciare le cose come stanno. E allora, se lo Stato è indebitato e quindi è poverissimo, se le province non possono essere, diciamo così, aggravate più di tanto, se quindi nulla si deve toccare, a questo punto noi dobbiamo rinunciare all'esercito, rinunciamo alla forza militare e optiamo per la neutralità, che in un primo tempo è una neutralità armata, quindi c'è almeno una sorta di milizia di presidio, che però non basta a garantire veramente
l'inviolabilità dei confini, quindi Venezia nel Settecento subisce l'umiliazione di vedere i suoi confini violati, truppe di passaggio che fra l'altro, come dire, maltrattano anche le province investite. Le sue stesse acque sono solcate da flotte nemiche, quindi perde la sovranità sia sul mare che sulla terra. Di fronte a tutto questo opta per non reagire. Quindi sono pagine nella loro tragicità quasi surreale, per cui poi ci vuole la penna di un grandissimo scrittore come Fogazzaro, per rievocare poi soprattutto gli ultimi giorni di questa Repubblica ormai estraniata a se stessa, e qui ci vuole veramente la penna di un genio della letteratura per rievocare appunto episodi che in realtà sono successi per davvero, perché questa appunto è la Venezia poi della fine, e che però appunto è vissuta dai diretti interessati come una sorta di logica conseguenza di tutto ciò che c'è stato e che non si è voluto alterare, di cui tra l'altro, attenzione, una straordinaria mitezza, perché guardate che sono miti i veneziani anche nel momento del crollo. Un altro tipo appunto di governanti si sarebbe lasciata sbudellare, avrebbe provocato massacri, avrebbe condotto i sudditi a un macello collettivo. Ma niente di tutto questo, Venezia si lascia appunto morire, però salva tra l'altro le province. Un dettaglio può essere interessante e poi veramente chiudo la mia esposizione. Quando arriva appunto l'esercito francese di Napoleone, sapete, quindi 1796 la campagna d'Italia, 1797 è l'avanzamento verso est appunto e la fine voluta da Napoleone della Repubblica di Venezia. Napoleone aveva un disprezzo verso Venezia che era sicuramente esagerato. Era dovuto forse a tanti motivi, a tanti fattori psicologici che risalivano anche, come dire, alla sua origine ancestrale di Corso, ma anche tra l'altro di devoto lettore di Jean-Jacques Rousseau. Sapete che esiste un Napoleone giovane che è un romanticone, che si esalta davanti alle pagine rousseauiane. Allora, lo sapete, Rousseau è stato segretario di ambasciata a Venezia, e a Cannaregio, al Rio di Cannaregio, esiste tuttora il palazzo che era la sede dell'ambasciata francese a Venezia, dove Jean-Jacques Rousseau ha servito. Rousseau ha parole di disprezzo, ma poi anche ovviamente è il suo modo di trattare l'esperienza delle repubbliche italiane, Venezia in primis, verso questo mondo effettivamente ormai incartapecorito. Quindi probabilmente c'è anche un lontano influsso russoviano dietro questa liquidazione sprezzante che Napoleone decide contro il parere dei suoi ministri. Anche queste forse sono cose che non si sanno, ma i membri del governo a Parigi, sulla base dell'imbeccata dell'ambasciatore stesso, dei diplomatici francesi a Venezia, vorrebbero salvare Venezia, avevano ragione dal loro punto di vista. Appunto, se Venezia fosse stata salvata, forse la storia di Napoleone stesso sarebbe stata diversa, perché c'era bisogno di uno stato cuscinetto tra un'Italia democratica francese e l'Austria. Ma Napoleone è talmente pieno appunto di quel livore appunto democratico o democraticista contro questa repubblica aristocratica ormai decaduta, che vuole a tutti i costi la soppressione. Però ricordiamocelo, i valligiani dell'area appunto bergamasca, bresciana, eccetera, nonché i veronesi appunto, prendono le armi contro i francesi. Lo sapete, l'episodio delle Pasque veronesi e quant'altro. Ma forse lo sapete, ma se lo sapete vale la pena di ribadirlo: il doge Manin e il governo veneziano raccomandano ai loro stessi partigiani di stare fermi, di non muoversi, guai mettersi contro i francesi, non prendete le armi perché andreste incontro a un inutile massacro, quindi lasciate che le cose vadano per il loro verso, cioè che Venezia cada. È interessante, guardate che anche questi ultimi giorni di Venezia sono degni anche questi di una considerazione approfondita. Quindi dall'inizio alla fine, se volete, c'è
come dire, sono alcune note dominanti nell'esperienza come dire, di Venezia dominante, il governo appunto veneziano nei confronti di questi che per altro verso sono sempre definiti sudditi, quindi attenzione ai termini, questi non sono cittadini, non sono pari, sono sudditi della Serenissima, possono anche essere nobili di estrazione, ma è sempre un nobile suddito della terraferma, sono tutti sudditi della Repubblica. Questo dualismo, ripeto, non si supera mai, non c'è mai stato un momento, men che mai alla fine, piuttosto si lascia che tutto collassi, che tutto vada a pezzi. E poi appunto si vedrà. Quindi in questo senso, magari a differenza di altri antichi stati italiani, veramente lo stato veneziano di terraferma finisce nel 1797 proprio con questo atto finale che vuole essere proprio la conclusione di tutto un mondo. C'erano delle possibilità all'interno di Venezia stessa, diceva, cerchiamo di mettere in atto una serie di riforme in extremis che democratizzino questa Repubblica. Si sarebbe potuto ancora tentare la trasformazione di Venezia da Repubblica nobiliare a Repubblica democratica, ma sono gli stessi nobili che preferiscono morire e che tutto finisca piuttosto che si dia adito a qualcosa di diverso. Quindi noi come storici molto altro non possiamo aggiungere, ci fermiamo qui.